Buonasera. Tristezza, delusione, amarezza, rabbia, shock, non so che dire, non so che titolo dare dopo questa partita Napoli-Juventus. Come vogliamo titolare anche discutere con gli amici in studio e con voi a casa? Probabilmente la sintesi può essere questo titolo che fra poco vedrete, la beffa, è una beffa. È chiaro che l'arbitro ha condizionato il risultato, ha condizionato la partita. Tagliamento in un minuto ha usato due pesi e due misure con situazioni di gioco identiche. Ha fatto ripetere il rigore segnato e non quello sbagliato. Poi, scientificamente, nel secondo tempo, ha impedito le ripartenze del Napoli non ammonendo gli juventini che facevano un fallo sistematico e che erano già ammoniti. E poi sul secondo gol della Juve c'era un fallo su Maggio. Va bene. Il Napoli ha pareggiato una partita incredibile, ma gli è bastato poco per sbarrirsi. Non ha avuto la stessa aggressività del primo tempo, ha aperto spazi imperdonabili agli assalti juventini, in primis su quella fascia sinistra, e in più penso anche a qualche errore di valutazione del nostro Mazzarri nelle sostituzioni. Penso anche che forse, quasi sicuramente, qualche colpo in più del mercato ci avrebbe portato qualche titolare in più da mettere lì sulla panchina. Tanta carne a cuocere. Vabbè, presento subito queste mie compagne di viaggio. La prima che ci deve sostenere, e state attenti, seguite tutta la trasmissione, stasera farà una sorpresa per noi e per voi telespettatori, Mary D'Onofrio. Buonasera a tutti. Ciao Samuele. Questo baciaman lo faccio stasera. Lo facciamo una puntata sì e l'altra no. Faccio finta, però va bene, sto giù, sono depresso. Ma il galantuomo, sappiamo sì. Che questo Napoli, vabbè, come lo possiamo definire, dolce e amaro? Dolce e selvaggio. Stamattina. Dolce e selvaggio. Un po' come tante donne, va bene. Ne riparliamo dopo, non parliamo di donne selvagge. Che parterre, visto? Che parterre. Tra un po' conosciamo i nostri ospiti. Io volevo prima salutare il nostro pubblico in studio e una tribuna ricca di avvocati. Bella categoria. Facciamo un applauso. Abbiamo anche un calciatore, una truccatrice, Roberta, la truccatrice del centro estetico Il Sole di Mezzanotte, che un mi ha giocatore truccata. Giocatore. Lo diciamo non dopo. Del Napoli, vuoi però. Sapere se quella attendono. Vuoi sapere, facciamoli attendere, vuoi sapere un po' troppo, sei troppo curioso, come al solito. Bene. Io volevo fare invece un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi scrivono puntualmente, finita la trasmissione, su Facebook e mi fanno tanti complimenti. Volevo salutare Paolo, Daniele, Fabio, Nicola. A Gennaro e siete un po' tanti. La prossima puntata ne saluterò qualcun altro. Però loro potrebbero collegarsi pure con noi, no? Assolutamente sì, cliccando tutti mi piace sulla pagina di Facebook di Globuli Azzurri TV. Bravo. E beh, questa sera la puntata sarà ricca di novità, parleremo di calcio, ma non solo. Passo subito a presentare i nostri graditissimi ospiti. È con noi l'onorevole Marcello Taglialatela, assessore all'urbanistica. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Grazie. Abbiamo il piacere di avere questa sera qui a Globuli Azzurri il preside della Facoltà di Legge dell'Università Telematica Pegaso, il professore Francesco Fimanò. Buonasera. La nostra ospite femminile è un'attrice comica e non solo, monologhista, la ricordiamo tutti in Capri, la famosa Rossella di Capri. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonella Stefanucci, buonasera. Buonasera, piacere mio. E abbiamo anche un imprenditore, lui è alquanto polemico, stasera lo dobbiamo sopportare noi. Lo tratterremo noi, diciamo, abbiamo pure le guardie. Pure. Facciamo stare in silenzio, facciamo un applauso a Raffaele Piccirillo, buonasera. Dal 1992 è in magistratura e giudice presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, è con noi Edoardo Campese, buonasera, benvenuto a lei. Anche questa sera ci terrà compagnia una rossa de fuego, come dico io, ma ha i globuli azzurri. Yolanda Caruso, buonasera e benvenuta.
Va bene. Poi abbiamo... poi abbiamo la donna del web, che è colei che interagisce con il nostro pubblico da casa, la bella Antonella Orsini. Buonasera a te, Antonella. Buonasera. Studentessa del Suor Orsola Benincasa di Salerno. Perfetto. Teniamo le distanze da solo, solo bene in casa di Napoli, grazie. Buonasera. Prego. A voi, io volevo salutare soprattutto i nostri telespettatori che sì. ogni giovedì ci seguono sempre più numerosi e con molto affetto. Io vi voglio ricordare che anche questa sera avete la possibilità di vincere dei bellissimi gadget Macron, tutti firmati Napoli. La scorsa settimana abbiamo dato dei biglietti per la partita Napoli-Lecce. Questa sera invece, per voi che ci chiamerete, ci saranno una bellissima tracolla del Napoli firmata Enzo Castellano ed un pallone della Champions League. Per voi invece, pubblico e studio, attraverso un sorteggio potete vincere due cappellini del Napoli sempre firmati Enzo Castellano. Quindi mi raccomando, chiamateci al numero 081 193 03 984, scriveteci sulla nostra pagina Facebook Globuli Azzurri TV o ancora mandateci una mail all'indirizzo globuliazzurri@libero.it. Samuele, questa sera abbiamo una novità, perché potete interagire con noi anche inviando SMS. Il numero è 342-6289-730. Potete mandarci commenti, domande, quindi vi aspetto, mi raccomando, contattateci. Grazie. Marcello, è una beffa? No, una delusione. Una delusione, perché dopo essere andati in vantaggio per due volte, di due gol, non ci aspettavamo di dover rimpiangere una occasione di, non dire di aprire il campionato, perché il campionato non è mai ancora chiuso, ma di toglierci la soddisfazione di battere per l'ennesima volta consecutivamente, sarebbe stata la quinta volta se ricordo bene, la Juventus, e poi ma volare. Ma è maturato, io dico, 70 minuti da grande Napoli, da champion, e poi che è successo? Ma io penso che ci sia un problema ovviamente di tenuta atletica. Il Napoli, quando non corre così come riesce a fare nelle occasioni in cui è in forma, non è una squadra da primato. Quando è in condizioni atletiche buone, è certamente una squadra da primato. Sì, ma no, non corre oppure c'è dell'altro? Perché abbiamo pareggiato? Ma in realtà dovremmo entrare al piano tecnico, ci centriamo. Io ritengo che non è affatto una beffa, nel senso che si sono confrontate due pessime difese in quella serata, soprattutto, e due pessimi modelli tattici difensivi. Ma il problema, ripeto, è che il Napoli ha i limiti di non essere ancora una grande squadra. Le grandi squadre in realtà non crollano né fisicamente né psicologicamente, perché sono abituate a vincere le partite talora senza giocare, e chi invece deve giocare 90 minuti molto spesso qualcuno la deve perdere. Abbiamo anche un doppio impegno, non è semplice. Ma questo del doppio impegno poi in realtà è il problema più grosso. Io credo che il Napoli abbia in questo momento vero problema, che è rappresentato dal fatto di essere andato molto bene, Antonio, in Coppa dei però Campioni. Contro la Juve, tutti a Napoli, nel mondo. Aspettiamo, io mi ricordo da piccolo, non è che al giocatore che arrivava a Napoli, amici, non vuole lo scudetto, no, dobbiamo battere la Juve. Quindi, pensa che mio figlio, quando era piccolo, il Napoli non esisteva proprio, invece tifava Juve. Capisci? Nato così, mio figlio invece ha 14 anni e si sta convertendo, per invece, fortuna. Fortunatamente al Napoli. No, io credo che siano stanchi, ci sono troppe partite. Vediamo un po' se da casa c'è qualche telefonata. Pronto? Ne avevamo un paio, ci sono. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, Samuele, sono Antonio da Prato. Antonio? Da Prato. Prato, prego. Sì, volevo dire due o tre osservazioni. Da Prato. Sì, ho capito, perché ci vediamo su Sky 888. Volevo dire due o tre osservazioni, carissimo Samuele. Faccio i complimenti alla trasmissione. Grazie. E poi voglio dire che quest'arbitro per me è da mettere sotto inchiesta, perché mi deve spiegare una sola cosa. In primis, dare un rigore e non ammonire un giocatore diffidato come Pirlo
me lo deve spiegare in TV se c'è il coraggio questo arbitro. Pirlo l'ha ammonito, poi, Pirlo è stato ammonito con due gol subiti. Ma mi senti, Pirlo è stato ammonito perché ha fatto il fallo da rigore sulla vezza. Come no? È stato ammonito, fratello, ti prego. Pirlo è sicuro che è stato ammonito, vai avanti. Però per non è stato ammonito. È il fallo che da rigore vabbè, c'è l'ammonizione. Comunque volevo dire un'altra cosa, dici qualche altra cosa, veloce, prego. No, per quanto riguarda i due gol che Napoli ha subito, uno a centrocampo, su Pirlo, se lo vedete, lo sbattono a terra, uno lo sbatte a terra e poi quell'altro parte per fare il terzo gol. E poi sul secondo gol un fallo così chiaro su Maggio non è stato dato. Sì, l'ho detto perché pure... l'arbitro là in mezzo stava vicino a guardare, non l'ha fischiato. Va bene. Allora l'arbitro, Piccirillo, è l'arbitro, solo l'arbitro. L'arbitro fa parte del gioco, ogni sua decisione resta quella, punto, e non si discute. Per lo meno nei 90 minuti, poi possiamo lasciare. Possiamo dare tutte le nostre belle giustificazioni, condanne e quant'altro. È la decisione che è stata presa e quant'altro. È la squadra che non funziona, è una difesa che non va bene, fa acqua dappertutto. Fa acqua dappertutto, non credo ci stiamo per qualificare in Coppa dei Campioni. Fa acqua dappertutto perché almeno l'80% dei gol che prende il Napoli sono tutte incursioni centrali. Campagnaro e Aronica devono andare a sostituire.